Questo è quindi l'informazione, non è un'informazione corretta che viene data. Allora noi non siamo riusciti purtroppo a far capire al Paese quanto può essere importante l'università e invece escono soltanto notizie scandalistiche, problemi quelli diciamo, che, vengono messi in che mettono in cattiva luce e quindi il mondo oggi se l'università va in qualche modo a ruote non lo so quanto è interessato, invece dovremmo riuscire a far capire che l'università è il motore dello sviluppo, la ricerca, la tecnologia e diventa un elemento fondamentale per il futuro. Punto, non si fa che... Il problema strutturale che ti dicevo prima è determinato dal fatto che negli ultimi anni non c'è stata da parte del governo la copertura degli aumenti stipendiali. Governi di centrodestra e centrosinistra? Tutte e due, non ti preoccupare, tutte e due come disse anche l'altro giorno, non è che poi ora si può accusare solo il governo attuale, quello di prima c'è stato soltanto 2 anni nemmeno, per cui però le azioni sono state di quel tipo, insomma, cioè in qualche modo è mancata diciamo, l'adeguamento degli stipendi che noi siamo però obbligati per legge a dare e quindi da una parte te devi pagare in qualche modo gli stipendi, dall'altro non ti danno l'aumento stipendiale. In Italia le tasse degli studenti sono molto molto inferiori rispetto a molti altri paesi. Io conosco per esempio benissimo il Cile, che in cui il livello diciamo economico è inferiore al nostro, però le tasse sono 4 volte quelle italiane. Però in Italia si dice che l'università deve essere per tutti. L'università, la scuola, la sanità in Italia sono in qualche modo degli elementi, servizi sociali talmente considerati importanti che noi ovviamente non vogliamo minimamente rinunciare ad essi, per cui rendere l'università privata con le tendenze che ci sono, da una parte ti permette di accedere a finanziamenti e questo però lo puoi fare anche ora perché nessuno ti impedisce, dall'altra ti obbliga in qualche modo a trovare finanziamenti, vuol dire anche a reperirli. Diciamo, quindi la trasformazione, in fondazione può essere una soluzione secondo te? Ma io in questo momento come ho detto che poi è una privatizzazione come ho detto non lo ritengo opportuno perché qui ancora non sappiamo, insomma, dobbiamo stabilizzare la situazione prima di tutto, rendere omogeneo il sistema di finanziamento, ora è un po' disomogeneo, cioè chi io uso sì, di dire che non si parte tutti dalla stessa linea, noi si parte un po' con Fantino d'Handicap in qualche modo, no? Noi si parte un po' indietro perché abbiamo un finanziamento diciamo sottostimato rispetto a quello che ci spetterebbe e quindi secondo me dovremmo prima essere tutti allineati sulla stessa linea di partenza, scattare tutte le università, sì. E poi dopo vediamo, parliamo delle fondazioni. Io di principio sono contrario.